come vincere la giraglia. Si può vincere in tanti modi, lo può fare una barca moderna, lo può fare una barca un po' più vecchiotta. E qua abbiamo Davide Pesana, armatore del Midwar, che con la sua barca ha vinto la giraglia e dopo decine di regate, lungo appunto da Saint-Tropez a Genova e a Sanremo, ha deciso di scrivere un libro intitolato Come vincere la giraglia. Davide, cos'è che nasconde questo libro? Questo libro è un survival kit per affrontare 10 giorni di tanto sport, tanto divertimento, in cui basta fare un errore banale per buttare tutto alle ortiche. Quindi una regata impegnativa va affrontata con tanta preparazione, ma molti pensano che la preparazione sia solo sulle miglia, però in realtà bisogna preparare la barca a 360 gradi e l'equipaggio. Questo libro dà dei consigli, che cosa ci può insegnare? Beh, se uno vuole far bene una regata della giraglia, adesso, oggi, appena smesso di vedere questa intervista, deve cominciare a darsi da fare, perché deve mettere a posto la barca, deve avere le vele giuste, che come spiega Cavallazzi non sono quelle con cui si fanno i triangoli, e deve iscriversi, deve avere la stazza perfetta, deve avere un equipaggio che abbia fatto una visita dal dentista, deve aver affittato una bella casa a Saint-Tropez che non gli faccia perdere tempo e gli faccia vedere le vacanze. Tante informazioni che potete acquisire leggendo un libro come quello di Davide, che potete acquisire facendo tante regate e imparare dopo decine di miglia, come Davide tu hai fatto, perché tu dopo 10 regate, 10 giraglie e centinaia di regate, centinaia e migliaia di miglia hai imparato. La cosa che ti ricordi di più, secondo te, per affrontare, più importante per affrontare una regata d'altura come la giraglia? È che è una cosa molto seria, in cui se fai uno sbaglio puoi anche annegare e non tornare a casa, però è una cosa che puoi vincere e tu devi partire con l'idea: questa volta vinco io. Comunque è un libro molto serio, ci si può aspettare un libro di vignette, visto che sei molto famoso anche per questo. Ha fatto 80 sì. Disegni, Sì, 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 però uno si aspetta magari un libro di vignette, essendo Davide Pesana, e si ritrova una roba. Sì, ma credo che spiazzare sia sempre importante, non bisogna diventare dei cliché di se stessi, no? Quindi va bene.